In questo video, che è la parte seconda sulla vendita dell'usato, voglio affrontare il discorso della vendita delle imbarcazioni usate da parte dal punto di vista dell'acquirente. Nella parte 1 abbiamo visto perché il venditore deve decidere di affidarsi ad un mediatore marittimo professionale, un broker, un'agenzia, chiamiamola come vogliamo. Qua, perché io che sto cercando un'imbarcazione usata mi devo affidare a qualcuno? Vado su internet, trovo annunci, mi arrangio, vado in giro. Ma intanto dobbiamo dire che noi riusciamo siamo i tuoi consulenti. Intanto nel momento in cui tu ci chiami, non è detto che tu abbia quella grandissima esperienza. A volte abbiamo clienti che hanno le idee molto chiare, che ci dicono: sì, sto cercando questa barca, questo modello, da questo anno, con queste caratteristiche, senza tech, col tech, armata da regata, armata da croce. Alle volte abbiamo dei clienti che ci chiamano e ci dicono: sto cercando una barca da 10 metri, da 12 metri, da 15 metri, ho questo budget. Allora, noi, a seconda di quello che ci viene detto, a seconda dell'uso, no? Intervistiamo il potenziale acquirente e cerchiamo di capire, a seconda dell'uso, la userò io con mia moglie, la userò con i miei figli, sì, vorrei fare qualche regata, no, voglio usarla come casa al mare, so andare, non so andare, non ho la patente, a seconda di quello che ci sto, ho questo budget, vorrei comprare, capiamo che barca offrirti, perché esistono decine, centinaia di imbarcazioni con caratteristiche completamente diverse. Diverse per prezzo, ma diverse anche perché sono barche da crociera, barche da regata, barche in cui puoi fare regata ma puoi fare anche crociera, barche che hanno un'abitabilità completamente diversa da altre, barche fatte per navigare. A seconda di quello che tu ci racconti, noi potremo fare una prima cernita, una prima scrematura e riuscire a centrare meglio l'obiettivo, offrirti quelle due o tre modelli, quelle due o tre imbarcazioni che, come caratteristiche tecniche, caratteristiche di abitabilità, uso che non vorrei fare, accessori che ci hai chiesto, budget, localizzazione, ripeto, cerco una barca in questa zona, possono fare il caso tuo. Quindi è il nostro lavoro, conosciamo le barche, conosciamo quelle che sono le caratteristiche, sappiamo quello che possono dare o non dare, quelli che possono essere i pregi, brutto parlare di difetti, ma diciamo le cose, no, che ognuno quando ha una barca valorizza. E quindi possiamo centrare un po' meglio l'obiettivo. Nel momento in cui quindi ci avrai contattato, arriveremo dopo una veloce chiacchierata a mandarti due, tre schede di usato e magari tu ci dirai: sì, ok, voglio vedere questa barca, voglio vedere quest'altra barca, questa mi interessa, quest'altra non mi interessa. Avremo un obiettivo e organizzeremo la visita. Organizzeremo la visita. Vuol dire che ti porteremo fisicamente a vedere l'imbarcazione di tuo interesse. Ti avremo mandato chiaramente già la scheda, ti avremo già mandato delle foto esaustive, però vuoi chiaramente toccare con mano, vuoi andare a bordo e annusare la barca e vederla e capire se scattano. Le barche poi alla fine sono qualcosa di molto empatico, quindi ci si innamora della barca, quindi bisogna salire a bordo e bisogna vedere se scatta la scintilla. E la prima visita è una visita in cui tu non è che non potrai uscire in barca, non ci sarà il venditore, ci saremo solo noi, potrai vedere aprire tutto quello che è possibile vedere aprire, salvo noi non mettiamo possibilmente mai molto il motore, perché non sappiamo se il cliente ha chiuso le prese a mare, non le ha chiuse, ha invernato, non ha invernato e via dicendo. Chiaramente non possiamo uscire perché la barca non è nostra, però possiamo vedere tutto, possiamo aprire tutti i gavoni, possiamo camminare sulla coperta, possiamo controllare lo stato generale, possiamo aprire le sentine, possiamo fare un primo check, un primo controllo, una prima visita, no? Che oltre che empatica può essere anche molto, ma molto, se poi dici sì, questa barca mi interessa, un po' più approfondita. E a quel punto cosa succede? A quel punto decidi di fare semplicemente un'offerta. Un'offerta che noi chiamiamo un'opzione per l'acquisto, in cui tu acquirente ti impegni con noi broker, che ti facciamo da filtro, ad acquistare quell'imbarcazione di cui ti sei innamorato, che hai visto, che fa per te, che risponde alle tue esigenze, ad il prezzo di, salvo verifiche e prove di quello che durante la visita non hai potuto verificare, non hai potuto provare.
Quindi io ho visto una barca, questa barca ne è in vendita 100, dico ok, fa per me, ma 100 è troppo, io ti voglio offrire 95, salvo, adesso sto facendo dei numeri così chiaramente a caso, salvo che il motore funzioni, perché non l'ho potuto provare, salvo che facciamo una prova a vela, salvo che salpancore, frigo, carica batterie, cioè tutto quello che c'è sulla barca, strumentazione elettronica, salvo che io possa verificare e provare che tutto quello che non ho potuto verificare e provare funzioni. E se va tutto bene, chiaramente poi si fanno prima le prove in mare, salvo verifica fuori, fuori acqua, perché dovrò controllare lo scafo, dovrò verificare che non ci sia osmosi, dovrò verificare che la barca non abbia sbattuto, a quel punto lì mi comprerò la tua imbarcazione. Se c'è qualcosa che non va, se c'è un qualsiasi cosa che non funziona, sono, da modulo, da come opzione per l'acquisto, sono libero di ritirarmi. Ti facciamo da filtro noi, abbiamo noi in mano la cauzione, abbiamo noi in mano quindi la cauzione con cui garantiamo chi compra che fino a che non è stato verificato tutto, non è impegnato, quindi se succede qualcosa, se salta fuori una qualsiasi bega, alla fine lo liberiamo, ma garantiamo altresì, avendo noi in mano la cauzione, chi vende che l'offerta è seria e che quindi nel momento in cui tutte le verifiche hanno un esito positivo, alla fine il contratto si concluderà. E che, perché avendo una cauzione, chiaramente è stata fatta un'offerta seria, non solo formale e scritta, ma appunto garantita anche da una cauzione, appunto, con assegno, con un bonifico, con quello che... Solo nel momento in cui si arriva quindi alla conclusione di tutte le verifiche, di tutte le prove, e probabilmente anche la perizia, adesso facciamo un piccolo, apriamo una parentesi sulla perizia, solo in quel momento lì in cui si arriverà quindi alla scrittura privata, il preliminare, trasferiremo quanto abbiamo ricevuto, quindi quella cauzione, al venditore. Solo in quel momento quindi le due parti saranno definitivamente arrivate al compromesso. Quindi il nostro ruolo è fondamentale perché abbiamo fatto da filtro in tutta la vicenda, in tutta la trattativa e anche nella prova in mare, nel momento in cui la barca è stata controllata, nel momento in cui sono state fatte tutte le verifiche e solo quando siamo tutti d'accordo che non ci sono problemi, che non ci sono beghe, che va tutto bene, che abbiamo trovato quindi chiaramente la barca giusta e che non ha alcun problema, arriveremo a concludere il preliminare. Fare una perizia o non fare una perizia? Dipende molto chiaramente dall'anno della barca, dello stato. Cioè, allora, compito mio, come nostro, come mediatori, è quello di dire tutto. Cioè quello che vediamo, io devo dirti no, questa cosa è una cosa che va, una cosa che non va, questa cosa non mi piace, cioè se vedo un motore che fuma, se vedo un motore che fa un rumore strano, se tiriamo fuori una barca vedo dei segni sulla chiglia o vedo una bolla strana, io non ho, però non sono il perito di parte che può andare a dirti questo motore e non sono neanche il motorista o ti può andare a dire questo motore c'ha questo problema e va fatto questo lavoro. O non posso neanche dirti, guarda che questa barca c'ha questo grado di umidità, però ti dico, guarda, qua c'è qualcosa da approfondire, altrimenti questa barca non la comprare. Il perito invece ti fa una perizia di parte che deve chiaramente metterti in condizione di dire la barca ha delaminazione, non ha delaminazione, ha questo grado di umidità, darti dei dati. Quindi io alla fine direi forse, visto che stai spendendo dei soldi, fare anche una perizia può avere un senso. Mi racconto un episodio, no? I controlli vanno sempre fatti. L'opzione prevede che venga fatta appunto queste verifiche, solo la verifica fatte positive la barca venga venduta. Mi ricordo che un anno ebbi il piacere e l'onore di vendere l'Elan 33 di Rob Humphrey, progettista inglese. L'acquirente non voleva fare i controlli, non voleva chiamare il perito, non voleva fare i controlli. Io alla fine mi sono impuntato e gli ho detto no, guarda, le barche vanno tirate fuori dall'acqua, vanno viste sotto. La barca venne alata e quando Humphrey presente e compratore presente, la barca andò fuori dall'acqua, si trovarono dei segni sulla chiglia. Oddio, panico. A quel punto scoprimmo che Humphrey non vedeva quella barca fuori dall'acqua da 3 anni perché chiamava in marina, prendevano la barca, la portavano a far carena, la rimettevano in acqua e lui la ritrovava in acqua. La barca veniva utilizzata
da suo figlio, veniva utilizzato da degli amici che l'aveva prestata, quindi quella barca non la usava solo lui. Alla fine comunque venne chiamato poi un perito perché l'acquirente voleva quella barca, non aveva nulla di che, la barca aveva probabilmente strusciato, avuto dei segni, però in quel momento ho detto fermati un attimo, andiamo a verificarla. Andiamo a verificarla e solo nel momento in cui siamo tranquilli la compri. Quindi le barche vanno sempre tirate fuori dall'acqua e possibilmente, forse, un controllo strumentale, una perizia strumentale, una verifica un po' più approfondita, o magari se un motore è datato, almeno chiamare un motorista che dia un'occhiata al motore, sono cose che poi le vedremo di volta in volta quando tratteremo la vostra barca. E l'ultima cosa, poi ho finito anche con questo video, posso dire che sempre l'opzione prevede che l'alaggio e il varo siano a carico di chi compra qualora l'esito sia positivo, cioè io voglio vedere, tu mi dici che la tua barca è a posto, io voglio vedere, quindi pago, ma se c'è una bega, se c'è un problema me lo devi dire prima, quindi paghi tu. La perizia invece è di parte, la pago io, perché sono io che voglio chiaramente portarmi un perito per avere una verifica in più, per avere un controllo strumentale, dico ben venga, così dopo tireremo una linea definitiva, perché se fate ancora una perizia non avrai più nulla da eccepire. Quindi benvenga perito, ovviamente non l'amico esperto, non il perito vero, perito iscritto, perito che abbia una cognizione che sia accertata, non l'amico che mi porto appresso per cercare poi di tirare qualche euro, perché anche queste sono scene purtroppo già viste. E con questo posso dire che abbiamo concluso anche quell'aspetto della vendita della barca usata da parte dell'acquirente.